Allora, le nuove norme, il 4 maggio inizia la fase 2 perché il paese non regge più il lockdown o perché non c'è più pericolo. Iniziamo dal chiarire questo. Ma io credo che il governo abbia l'obbligo di dire la verità ai propri cittadini. È chiaro che in questo momento c'è una domanda enorme, noi dobbiamo essere consapevoli di una sofferenza da parte delle persone, di chi è rimasto a casa per tante settimane, dei nostri bambini che vogliono tornare a scuola, vorrebbero tornare ad abbracciare i loro compagni, degli anziani che hanno bisogno di ricominciare a prendere le proprie abitudini. Ma un governo serio ha l'obbligo di dire come stanno le cose. E io lo ribadisco, l'epidemia è ancora in corso, quindi bisogna tenere massimo il livello di attenzione, bisogna tenere tutto il rigore e la cautela possibili, ma comunque aprire una fase nuova, perché la curva è stata piegata, le misure che sono state adottate hanno portato dei risultati, questo famoso indice del contagio R0 è sceso significativamente sotto la soglia 1, che è la soglia per noi fatidica più importante, e ora si possono iniziare gradualmente a fare alcune cose che prima non si potevano fare. E questo è l'inizio della fase 2, non è lo scampato pericolo, non è il liberi tutti, non è la fine dell'emergenza, è iniziare a gestire questa emergenza con primi segnali che vanno nella direzione di un allentamento di queste misure. Ministro. Ma dentro un'epidemia che non è scomparsa magicamente, che è ancora lì, e ce lo dicono i numeri ancora imponenti che abbiamo prima visto, e che richiede appunto il massimo di gradualità. Era facile nella fase 1 dire restate a casa, nella fase 2 cosa dite? Qual è il messaggio di base che date alla popolazione? Diciamo che si riparte ma col massimo di prudenza. Poi mi permetta di dirlo, non era facile neanche prima, perché quando abbiamo assunto queste misure siamo stati i primi tra i paesi occidentali in Europa, erano misure durissime, sono state misure durissime, nessuno di noi ha firmato quelle ordinanze, non importa se si tratti di un ministro, di un presidente del Consiglio, di un presidente di regione, credo che nessuno di noi l'abbia fatto con leggerezza, perché quando si tratta di limitare gli spostamenti, di limitare le libertà di riunioni, le assemblee, si fanno scelte molto molto delicate. Allora c'era bisogno chiaramente di abbassare un indice di contagio che era altissimo, in alcune parti d'Italia era addirittura 4, ogni persona ne contagiava 4 nel corso della sua degenza, della sua malattia. Ora l'indice è sceso sotto l'1, possiamo ricominciare a guardare con fiducia ad una fase, una stagione diversa, ma ancora con grande prudenza, perché basta poco e si può tornare indietro. La Germania oggi ha segnalato col suo principale istituto di ricerca che l'R0, che era sceso a 0,7, è sostanzialmente risalito ad 1. E alcuni paesi hanno chiuso, hanno riaperto e poi sono stati costretti a richiudere. Allora noi siamo consapevoli delle difficoltà, vogliamo ripartire, il Paese vuole ripartire, ma dobbiamo farlo con giudizio, Ministro, con prudenza, facendo i passi uno per volta e monitorando anche l'evoluzione. Ecco, Ministro, se l'evoluzione mi perdoni, sarà positiva, Ministro, noi saremo felicissimi di aprire ancora di più. Allora,